40 anni lavoriamo con passione e attenzione per i dettagli. I nostri articoli, prodotti in Italia con manodopera italiana, sono garanzia di assoluta qualità nel settore della pesca dalla barca. Trattati rigorosamente a mano, restano lucidi a vita. La lavorazione è artigianale e le materie prime selezionate con cura rappresentano i nostri punti di forza, come l'acciaio Inox 316L, l'unico che resiste all'usura del tempo, degli agenti atmosferici e della ruggine. GB Marine, il vero made in Italy. Buongiorno, sono Maurizio Bongini e quest'oggi volevo presentarvi degli accessori fondamentali per chi pratica la pesca in mare e nello specifico per chi pratica la pesca d'altura, molto praticata in tutti i mari del Mediterraneo e non solo. E sono accessori fondamentali sia per barche piccole, medio-piccole e grandi. Nello specifico parliamo di divergenti telescopici da 4 metri e da 5 metri, costruiti interamente dalla GB Marine, azienda italiana di Ferrara. E i divergenti telescopici sono molto utili perché possono essere installati in qualsiasi tipo di imbarcazione, come ho detto prima, però sostanzialmente hanno proprio il vantaggio di poter essere sempre richiusi qualora non dobbiamo utilizzarli o qualora dobbiamo fare parecchie miglia di navigazioni magari veloci, possiamo riporli. Anche se il divergente allungato dona sempre alla barca un fascino aggressivo e di conquista del mare. Ci tengo a parlare dei divergenti telescopici perché sono un attrezzo che non deve spaventare nessun tipo di pescatore, nessun tipo di trainista, perché è un accessorio estremamente semplice in termini di gestione, in apertura e in chiusura, perché ha un sistema a pulsante, cioè basta allungare il divergente che verrà bloccato automaticamente da un pulsante. È in alluminio, quindi il peso è relativamente contenuto e non deve neanche quindi preoccupare se il nostro T-top non è particolarmente resistente, perché essendo in alluminio non grava particolarmente nel peso. Anzi, il vantaggio nei confronti di tanti altri divergenti, magari considerati più leggeri e quindi più vantaggiosi per la navigazione in fibra o in altri materiali, è che in fase di abboccata del pesce il pesce trova maggiore rigidità nel momento dell'afferrata. E quindi, se vogliamo andare a vedere, oltre a un aspetto tecnico e un aspetto estetico, abbiamo anche un vantaggio proprio dal punto di vista della pesca. Da buoni pescatori, quasi tutte le nostre imbarcazioni sono attrezzate con un minimo di 4-5 portacanne per andare a traino ad altura, ma spesso e volentieri sappiamo che le occasioni vengono date proprio dal numero di esche che riusciamo a calare nell'acqua. E i divergenti appunto ci danno l'opportunità di non solo sfruttare i nostri 5 portacanne, ma di poter mettere nell'acqua maggior numero di lenze e quindi poter dare maggior risultato alla nostra giornata col maggior numero di catture. Perché? Perché potremo utilizzare le lenze più lontane e distanziarle maggiormente dalla nostra imbarcazione. Non avremo più il problema di ingarbugliare e non saremo più preoccupati di usare la sesta o la settima canna, malgrado nel pozzetto abbiamo solo 5 portacanne. Dal punto di vista dell'installazione, la GB Marine ci mette a disposizione diversi modelli di portadivergenti a seconda della struttura della nostra imbarcazione. Quindi noi potremo andare a installare i nostri divergenti telescopici su un T-top piuttosto che su una murata, piuttosto che sulla fiancata della barca. Nello specifico, qua davanti a me, il portadivergente è l'articolo 1009 da T-top e è molto interessante perché ha doppia regolazione, non solo una regolazione in brandeggio del divergente, cioè posso dare un'inclinazione al divergente più o meno verticale, ovviamente meno verticale dà la linea più filante alla barca, ma con un piccolo gesto, una piccola manovra, senza dover salire sul T-top, io posso aprire il divergente in qualsiasi momento in totale sicurezza. Tutti i divergenti vengono assicurati al portadivergente tramite un grano che assicura che durante la navigazione o magari anche durante una boccata violenta del pesce il divergente non si venga sfilato dal portacanna. Ripeto, tutta l'accessoristica che vediamo nei portadivergenti è completamente in acciaio
Inox 316L, che vuol dire garanzia, e lo ripeto spesso, come nei portacanni, garanzia di durata vita, e sono rigorosamente, come si vede, lucidati a specchio. Un accessorio del portadivergente da T-Top è la piastra di fissaggio, perché ovviamente io posso andare a fissare il mio portadivergente sul T-Top della mia imbarcazione. Per sicurezza, oltre alle viti passanti, posso andare a installare una contropiastra per maggior sicurezza e maggior robustezza dell'installazione. GB Marine, oltre al portadivergente 1009T, cioè da T-Top, costruisce e ci mette a disposizione il portadivergente 1009, che è praticamente lo stesso portadivergente, soltanto che essere come il precedente fissato sul T-Top è, come vediamo, un portadivergente passante. Cioè, mentre prima dovevamo intervenire sul portadivergente nella parte superiore del nostro T-Top, qui abbiamo un meccanismo di apertura e di chiusura del nostro divergente azionabile dall'interno. Ovviamente anche il portadivergente 1009 può essere fornito con contropiastra, ripeto, sia per sicurezza ma anche per un aspetto estetico, perché dall'interno dell'imbarcazione, per non vedere soltanto viti e dadi passanti, ma ad avere una piastra sempre lucidata a specchio che rifinisce la nostra installazione. Vi faccio vedere adesso l'ultimo portadivergente della GB Marine, che è un portadivergente io soprannumererei universale, viene chiamato portadivergente a parete. La sua installazione può essere fatta appunto sul bordo di una barca, piuttosto che su un T-top, piuttosto anche che sulla parete. Ovviamente ha un meccanismo di apertura e chiusura dell'inclinazione del divergente, e ovviamente anche questo può ospitare il divergente da 4 metri e il divergente da 5 metri. Ed è corredato, come tutti gli altri, del grano di fissaggio del divergente di sicurezza. Ripeto, costruito anche questo, come gli altri, in acciaio inox lucidato a specchio.